Bentrovata Irpinia, bentrovati ai telespettatori di Telenostra, i nostri comuni sotto i riflettori. Ad un mese dal voto per le amministrative, l'occasione è di quelle propizie per tentare di approfondire i ragionamenti e di ritrovare le comunità perdute, come parlando di problemi, di come risolverli, di come andare avanti in una situazione comunque la si pensi difficile per gli enti locali. E di questo parleremo oggi, ma parleremo anche delle novità, di tutto ciò che c'è da sapere per le prossime comunali, delle previsioni di una campagna elettorale che si annuncia infuocata, ma anche di risultati che in qualche caso attendono solo l'ufficialità. Di questo e di altro parleremo anche con il nostro ospite che passo a presentare, salutare e ringraziare. Bentrovato a Giulio Belmonte, sindaco di Pietra De Fusi. Grazie Buonasera, direttore, buonasera. per aver accettato il nostro invito e intanto, come le devo dire, in bocca al lupo o auguri, come la mettiamo? Beh, come preferisce lei, io mi affido alla sorte e alle capacità dimostrate nel passato. Beh, diciamo che a Pietra De Fusi, e naturalmente poi getteremo lo sguardo su tutti i comuni, si attende soltanto l'ufficialità, possiamo dirlo, perché l'11 di giugno al voto ci sarà Giulio Belmonte candidato, c'è un'altra lista civetta, ma sostanzialmente bisognerà attendere la ratifica ufficiale. Il sindaco è pronto, immagino stia già lavorando per il terzo mandato, anche perché nel primo mandato Giulio Belmonte fu eletto nel 2007 con 400 voti di scarto, 5 anni fa vinse con l'86%, forse questa volta non godrà fino a fondo di questo successo, mancando un'alternativa. Mancando purtroppo un'alternativa, perché io ripeto che l'opposizione è il sale della democrazia, il confronto è la cosa che mi appassiona e sprona anche ai cittadini a dare un giudizio più sereno. Quando si lavora da solo non è un fatto positivo. E poi il giudizio dei cittadini per i sindaci che si ripresentano, ne parleremo tra poco. Prima, sindaco, mi permetta di andare da un altro sindaco in pectore che abbiamo al telefono ed è il candidato alla carica di primo cittadino di Fontana Rosa, il dottor Giuseppe Pescatore. Anche qui, pescatore in campo, ci sarà una civetta, ma non ci sarà l'alternativa. Di fatto abbiamo nei nostri studi già due sindaci. È così, dottore Pescatore? Buongiorno e grazie per l'invito. Sì, è così, una situazione paradossale, nuova per il nostro paese. E certo, come diceva il candidato a sindaco, la democrazia ne soffre, però diciamo dobbiamo ridare fiducia e speranza al paese, fiducia verso le istituzioni. È la speranza di poter riunire un pochettino il paese e portare un po' di pace. Senta, ma Fontana Rosa esce da un periodo di commissariamento. Secondo lei questo commissariamento ha inciso in che maniera? Negativa? Oppure c'è chi dice ben vengano i commissari laddove c'è bisogno di riportare la pace sociale? No, assolutamente. Ha inciso in maniera negativa. Tant'è che la nostra lista è formata prevalentemente da giovani che hanno avuto il coraggio, diciamo, di esporsi. Vecchi amministratori sono usciti di gioco e fortunatamente abbiamo avuto il coraggio di metterci in gioco. Senta, ma Lista sarà formata. una sfida, non c'è sfida, ma la sfida sarà quella di amministrare per 5 anni, anche rispetto alle ristrettezze economiche degli enti locali. Lei la pensa così? Oppure, insomma, che cosa si aspetta da questo quinquennio che ha davanti? Beh, il punto principale è di dare fiducia e soprattutto cercare di dare un impatto economico diverso, nel senso che poche o tante che siano le risorse devono essere ridistribuite in maniera equa per tutti i cittadini. Insomma, il lavoro sarà il nostro primo punto. Ce ne saranno poche, ci adegueremo alle poche risorse, ce ne saranno molte, faremo più cose. Purtroppo, la situazione economica, diciamo, è abbastanza critica. Senta, un messaggio ai suoi concittadini, qual è il messaggio che si sente di lanciare loro?
la speranza di portare la pace e la serenità in questo paese, di unirci tutti insieme, perché noi siamo aperti a qualsiasi suggerimento, in qualsiasi momento noi siamo pronti al confronto. Infatti il nostro profilo politico-amministrativo deve essere trasparenza e dialogo, ma soprattutto la capacità di ascoltare. Senta, ascoltare, che sta diventando una merce sempre più rara. Dottore, in queste ore si discute sul fatto che trionfino le liste civiche in Irpinia, poi però il giorno dopo e il giorno prima, a seconda dei casi, arrivano i partiti a mettere il cappello su queste vittorie. La sua che lista è? Allora, la nostra lista è una lista civica formata per 10 dodicesimi da persone che non hanno etichette politiche, come me, che non hanno mai frequentato ambienti politici. È ovvio, mi sono state etichettate numerose diciamo appartenenze, perché poi nel nostro gruppo noi abbiamo l'appoggio di due partiti, l'UDC e PD, ognuno con un proprio rappresentante. Mi è stato attribuito tutto l'arco istituzionale, per la verità. In realtà, quando uno ha molti padroni, non ha nessun padrone, in realtà. E io sono disposto a parlare con tutti, perché la prima regola di vita è il dialogo e il rispetto per le persone, però poi giudicheremo e faremo diciamo le cose che ci siamo prefissati. Una priorità, sindaco, la chiamo già sindaco, del suo mandato. Lei ha già detto qualcosa sul lavoro, la redistribuzione delle risorse. Immagina già un primo atto da poter mettere in piedi in quelli che si chiamavano i 100 giorni un tempo, poi chissà se bastano. Il primo obiettivo è quello di aprire proprio uno sportello del lavoro, attraverso il quale presentare curriculum e proposte che vengono poi analizzate in relazione alle offerte di lavoro, in sinergismo diciamo con le associazioni di categoria. Questo è un primo punto. Un altro punto è lo sportello per i cittadini. I cittadini devono essere parte integrante di questa mi sembra chiaro l'obiettivo, chiara la mission. La faccio salutare dal sindaco Belmonte, al quale chiedo: abbiamo un sindaco alla prima esperienza, si sente, che ha tanto entusiasmo di fare e di voler cambiare il paese. Sindaco, lei che ha più esperienza, fra 5 anni, quando intervisteremo di nuovo il sindaco Pescatore, avrà ancora questo entusiasmo? Che cosa gli augura lei da collega? Io posso augurare quello che ha detto, l'ha detto con me, mi piace, perché non lo conosco, però da quello che ho potuto sentire, come tutti i giovani, sono animati di voglia di fare e dare una speranza di rinnovamento. Io mi trovo nella grande difficoltà di continuare nella stanchezza, perché era giusto che ci fosse un cambiamento, e a spiegarlo è un po' lungo, e quindi ometto questo passaggio. Poi abbiamo Pescatore, tempo. Pescatore, gli auguro tutto il bene possibile, però lo deve fare, svolgere con una missione. Guardate ragazzi, fare il sindaco è una missione. Dopo di ciò uno parte con tanto entusiasmo, ti spianeranno la strada i problemi, ti spianeranno la strada relativamente alla politica, perché non ti spiana più, perché non esiste, sul territorio è zero, e quindi devi sempre essere motivato dalla speranza e fare i conti con la crisi e la spending, che i comuni non hanno più trasferimenti e riesci solo a fare i servizi, mettendo i tributi alla comunità, diventando impopolare, perché molta gente non mangia a mezzogiorno e non paga i tributi, per cui vengono vessati, e con quei soldi ti devi mantenere per i servizi. Quello che dice lui è giusto: potenziate la pacificazione del territorio, che a me mi è sempre contraddistinto, potenziate anche le associazioni sul territorio. Aggregate la comunità, perché è vuota, perché le opere non servono più, le piazze che ho fatto al mio paese sono vuote,
aggregate il sociale, coinvolgete tutti a rimboccarsi le maniche perché la strada è irta. Sindaco Pescatore, c'è bisogno di una rianimazione, lei insomma se ne intende? Certo, sono esperto in materia, sì, giusto, accetto volentieri i consigli del sindaco Belmonte. E sì, il mio primo, uno degli obiettivi di cui vi ho parlato durante questi incontri qui a Fontana Rosa è stato proprio con le varie associazioni. Sono loro che devono darmi una mano per cercare di portare, di pacificare un pochettino le sorti di questo paese, dalla Prologa, l'Azione Cattolica, alla stessa scuola, che rappresentano, diciamo, il tessuto più sano di questo sistema. Dobbiamo partire da loro. Partendo da loro possiamo fare grandi cose. Sindaco, grazie, grazie e buon lavoro. Naturalmente ci terremo aggiornati. Grazie a lei, ciao, arrivederci. Un saluto al sindaco. Grazie, ciao. Le scorie delle campagne elettorali, non è questo il caso né quello di Fontana Rosa, di Pietradefusi, ma dopo quanto tempo si superano? Perché in campagna elettorale, insomma... Beh, dipende com'è, se la fai in discesa... Diciamo dove è in salita, insomma, negli altri comuni. La salita è dura. Perché è poi dura. Recuperare le comunità a parole è semplice, molto semplice. Allora, quando ci sono le campagne, perciò lui è più avvantaggiato, torna il sindaco Pescatore, per il commissariamento. Eh sì, perché è avvantaggiato, perché non ha l'opposizione, è una campagna elettorale tranquilla, serena, dove non ci sono gli allora attacchi. Il commissario ben venga in alcuni casi. In alcuni casi il commissario ben venga quando non ci sono le coordinate dello stare insieme, sempre deleterio. Un commissario, la popolazione, il popolo paga lo scotto del commissario. E poi diventa una cartina di tornasole di negatività di chi viene appresso e di chi ti sta vicino. Insomma, pagherà il sindaco questo periodo commissariale almeno all'inizio? Però lui è facilitato perché essendo l'unico in campo, in campagna elettorale si fanno le vittime, si dicono le parole fuori posto, nei piccoli paesi rimane la cretine. Ma una curiosità, la dovevo forse chiedere al sindaco Pescatore, ma approfitto della competenza e dell'esperienza di Giulio Belmonte. Mettere al primo posto il lavoro, oggi un sindaco può creare lavoro? Questa è la domanda. Allora, il sindaco in sé per sé non crea nulla, a meno che... Però deve creare le condizioni di guardarsi intorno e soprattutto le condizioni si creano non con l'isolamento. Quando lei mi fa il discorso in qualche passaggio che si parla di associazionismo, di unione di comuni, di Pippo obsoleti, no, il sindaco per la sua comunità, io me ne vando perché nel mio PIP... non so se lei passa da quelle parti, no, è un PIP che lavorano 650 unità. Io penso il lavoro te lo devi cercare vendendo quello che puoi, perché se ti sostituisci all'ufficio di collocamento dai la speranza. E di questo c'è bisogno in provincia di Avellino, soprattutto in una realtà come la nostra, dove la disoccupazione giovanile, sappiamo bene, sfiora quasi il 60%. Parlando di elezioni amministrative, c'è un tema venuto fuori nelle ultime ore. Lo ha portato alla luce la consigliera provinciale di parità, Antonietta De Angelis, che dovremmo avere collegata telefonicamente con noi e che ringrazio per questo intervento. Il tema è quello delle... famigerate, dico io, quote rosa. Perché? Consigliera, ben trovata. Salve, buonasera. Allora, queste liste per le comunali che cosa ci hanno detto? Per le donne c'è spazio in politica oppure no? Allora, dall'esame del dato, che forse lei ha avuto modo di esaminare, quindi praticamente possiamo dire che sono 19 le liste. Solo su 34, cioè solo 19 liste su 34, bene o male, hanno una rappresentanza femminile adeguata.
Praticamente noi stiamo parlando di quella che è la normativa che esiste per la rappresentanza del genere nelle liste elettorali per quanto riguarda le amministrazioni comunali. Chiaramente io ritengo che nell'ambito della nostra provincia, nell'ambito della politica nostra di questa provincia, ci sarebbe spazio per le donne. Il dato, ahimè, insomma, rispetto a queste prossime elezioni comunali dell'11 giugno, insomma, non è che è molto rassicurante, nel senso che su 397 candidati solo 125 sono candidate donne, quindi abbiamo una percentuale del 31,5%. Per quanto riguarda i comuni più grandi, quindi Solofra e Atripalda, è stata, diciamo, rispettata quella che è la quota di genere che obbligatoriamente la legge prevede per la rappresentanza nell'ambito delle liste. Perché c'è la doppia preferenza che gli elettori di Atripalda, sì, e Solofra potranno esprimere. Esatto, sono comuni al di sopra dei 5.000 abitanti, quindi fra i 5.000 e i 15.000 abitanti, per cui la legge della 215 del 2012 prevede la doppia preferenza e anche l'obbligatorietà della percentuale di genere presente nella lista. Senta, insomma, che non... sì, consigliera, prego. Ma le donne vengono, secondo lei, sfruttate in questi casi, è brutto questo termine, me lo passi, oppure no, proprio perché c'è la doppia preferenza? No, ritengo di no, ritengo che questa della doppia preferenza sia una conquista che, ahimè, è diventata, dovrebbe essere superfluo, cioè noi non dovremmo dover parlare di preferenza, doppia preferenza, quota rosa, perché ahimè dovrebbe essere naturale dare le stesse opportunità ai due generi. Le candidate a sindaco donna invece sono solo tre rispetto a questi 13 comuni che vanno all'elezione, sono solo tre. 3 su 34 candidati sindaci, questa è la proporzione. Sì, 3 su 34. Chiaramente lei diceva se la donna inserita nella lista è sfruttata semplicemente per raggiungere la percentuale richiesta dalla legge nell'ambito delle liste stesse. Da un punto di vista potremmo dire, insomma, forse c'è anche questo, nel senso che vengono precettate le donne perché necessariamente, insomma, per dare legittimità alle liste, però io ritengo che, insomma, alla luce poi degli altri comunque risultati nell'ambito delle amministrative precedenti, le donne poi alla fine, al di là della doppia preferenza, hanno dei risultati abbastanza brillanti nell'ambito delle liste. E il problema poi è successivo, quello dell'inserimento delle donne nelle giunte. E questo è un tema invece che riguarda le quote rose, e qui la giurisprudenza purtroppo sembra non aiuti, almeno per i casi che abbiamo registrato in Irpinia. Guardi, più che la giurisprudenza è la norma, perché è la cosiddetta legge del Rio, la 56 del 2014, ci parla che per i comuni al di sopra dei 3.000 abitanti la rappresentanza di genere deve essere minimo pari, insomma, ad un 40%. Il problema sorge per i comuni che hanno una popolazione inferiore, per i quali abbiamo una sorta di limbo, cioè non esiste normativa. Lei dice lì non c'è la norma e automaticamente non c'è neppure la cultura in qualche modo al coinvolgimento. Perché laddove non c'è la norma ci dovrebbe essere la cultura delle pari opportunità, dell'eguaglianza di genere, dovrebbe sopperire al dato normativo. Senta, consigliera, adesso non abbiamo questi dati, ma io ritengo che almeno il 50% delle giunte della provincia di Avellino sia messa male da questo punto di vista, al di là della norma, ecco. Sì, senta, io in questo momento non sono in grado di fare un'analisi che mi riserverò di fare dopo il dato elettorale del 11 giugno, che riguarderà tutte le giunte dei comuni della provincia di Avellino. Quindi mi riservo a breve di fare un'analisi e di entrare appunto nel dettaglio rispetto alle giunte comunali. Insomma, ultimamente però il Consiglio di Stato si è anche pronunciato su questa questione della quota nell'ambito delle giunte, anche laddove non è prevista per normativamente l'obbligatorietà. Quindi consigliera, si sta aprendo un po' con varco culturale anche rispetto a... Assolutamente sì, e ce n'è bisogno, fa bene abbattersi. Una domanda me la passi alla fine, e la ringrazio per questo intervento. Che cosa ne pensa invece delle consigliere che si candidano al consiglio ma poi rifiutano di entrare in giunta?
Beh, guardi, bisogna tenere presente, se, insomma, se, secondo me non è un problema univoco, non è la donna si candida e poi dopo rinuncia a fare politica attiva. Allora, da un lato ci sta anche un po' con la, diciamo, la forzatura della donna a candidarsi, le ripeto sempre per il discorso di porre una rappresentanza di genere nelle liste. E questo è un primo, già l'abbiamo detto. Poi successivamente, per quanto riguarda l'ingresso nelle giunte, io sono un po' scettica rispetto, cioè non prenderei veramente per buono. Mettiamola così, è sbagliato rifiutare? È sbagliato rifiutare, però a volte il rifiuto è, diciamo, è condizionato da circostanze esterne anche di altra natura, ritengo. Ritengo, quindi certo. Lei dice sono mamme, sono oppure imprenditrici oppure... Il discorso è lungo, ecco, perché la parità di genere riveste la qualità, l'attività della donna in tutti i suoi aspetti. La donna che fa politica spesso e volentieri dovrebbe sacrificare anche l'impegno in famiglia o l'impegno proprio lavorativo. Secondo me sbagliano però, consigliera, laddove si candidano al consiglio anche la giunta deve essere una ambizione positiva, mettiamola così. Sì, io però vorrei dire soltanto una cosa, che se l'uomo che fa politica si dedica interamente alla politica, anche la famiglia appunto gli dà la possibilità di dedicarsi interamente certo. alla politica, la donna che si dedica alla politica deve o rinunciare alla famiglia in qualche parte o in qualche modo, oppure... Devono esserci le condizioni affinché esatto. possa esercitarla, e lei si batte per questo e noi la ringraziamo per questo lavoro. Grazie. Grazie a lei. Grazie alla consigliera di parità provinciale De Angelis. È il tema delle donne. Sindaco, chiedo, Pietra De Fusi ha rispettato, lo voglio dire, le sue liste hanno rispettato anche la presenza delle quote di genere. Lei come la vede? Io la vedo positiva. Beh, mo adesso la battaglia delle donne è una battaglia seria ormai. Ne abbiamo parlato in tutte le salse, però una cosa, voglio dire, ne ho quattro, quindi in giunta non è il mio problema. Assolutamente. Però voglio dire anche che la visibilità della donna in politica se la deve anche conquistare. Non è possibile che solo la carta da bollo li aiuta. Se uno fa una scelta da amministrare la comunità, lo spiego, non voglio essere un santo con l'aureola, ma assolutamente no, ma deve capire che va incontro ad un inferno. Un inferno perché noi rimaniamo i baluardi e i catalizzatori di tutti i problemi. Sindaco, però la domanda del cittadino a casa a questo punto è: ma se ci sono questi problemi, se ci sono le difficoltà, se poi vengono i mal di testa, se le risorse non ci sono, il telespettatore a casa automaticamente si domanda chi ve lo fa fare. Bella domanda, che io però ho fatto prima un passaggio. Ho detto è una missione per come la vedo io e per come l'ho fatta io. Missione significa amore per il proprio paese. Se tu costruisci un futuro, c'è chi gioca a carte, chi gioca a pallone, chi se ne va, chi va a fare altre cose, viaggi all'estero, c'è questa è una passione, una malattia che non puoi trasmettere facilmente agli altri. Se hai questa passione, hai questa malattia, lo fai per te stesso perché ti piace farlo, perché nessun medico te l'ha ordinato, e lo fai anche a te stesso per la comunità. Se migliori il paese, si valorizza dove abiti. Tua figlia ritorna. E questi sono messaggi importanti, quelli che sta lanciando il sindaco di Pietra De Fusi sono messaggi fondamentali, anche perché al di là della diatriba, della dialettica, della moltiplicazione, abbiamo visto in alcuni casi delle liste, la speranza è che ci sia questa missione di fondo che animi un po' i partecipanti. Che cosa ne pensa dei medici in politica? Io lo dovevo chiedere al sindaco di Fontana Rosa, ma io ho tanti amici medici che mi vogliono bene. I medici devono fare i medici. I medici devono collaborare, per carità, non devono essere né criticizzati e né malinterpretati. Non vale per tutti, mettiamola così, però... Ma è una missione anche quella. Il medico deve essere una missione per il paese e per la comunità. Non si è più liberi né di sceglierti il medico, né lui fa il medico buono... perché ci incominciano a essere contrasti.
Andiamo a vedere con l'ausilio della grafica che cosa è successo nel fine settimana, passando in rassegna i diversi comuni. Sul nostro sito primatv.it troverete tutte le liste. Vi annuncio già che avremo dei confronti tra i candidati a sindaco. Però per chi avesse perso le puntate precedenti, manca un mese al voto ed è bene che sappiano anche quali sono i candidati in campo. E allora, alla Trifalda, sono in campo quattro liste. Il sindaco uscente Paolo Spagnolo cerca la riconferma con noi per la Trifalda. Nunzia Battista, a proposito di candidate donna, Piazza Grande, e lei è la candidata alla carica di primo cittadino. Un altro spagnolo, Giuseppe Spagnolo, scegliamo a Tripalda, e ancora qui è presente, ed è l'unico caso ad Tripalda e Solofra. Un simbolo di partito c'è, è il Movimento 5 Stelle con Francesco Nazzaro, candidato alla carica di sindaco. Qui è esploso letteralmente il caso Tuccia, il vice sindaco uscente che, dopo aver imboccato le primarie, si è ritrovato per veti incrociati fuori dalle liste. Era l'amministratore democratico del PD più votato alle scorse provinciali. Ora perderà anche il posto in consiglio provinciale, in quanto non sarà della tornata per le comunali. Il ruolo dei partiti quanto è importante in queste amministrative? Qualcosa ha già detto Giulio Belmonte. Il ruolo dei partiti è importante per il rapporto che direttamente hai con loro. Se tu, oltre alle ideologie che ti accompagna, se no sarebbe qualunquismo e non è corretto, ma avere la propria autonomia, il riferimento alla propria comunità, gli interessi della gente, il riferimento della politica deve essere un aiuto, non una condizione. Senta, lei il vincolo del terzo mandato, come lo vede per i comuni anche al di sopra dei 3.000 abitanti? Io non so dirle se è positivo o negativo, con grande onestà, aiutava un po' al cambiamento, cioè ti imponeva a dire agli amici che mi hanno forzato a fare il terzo mandato, a dire la legge me lo impone, mettetevi in campo e siete meno bamboccioni. Di quanti mandati c'è bisogno per portare a termine un programma amministrativo? Io ho un buon amministratore che opera. C'è bisogno di 10 anni. Un cattivo amministratore è meglio che va via subito. Questo è il pensiero del sindaco Belmonte. Andiamo a vedere rapidamente che cosa accade nell'altro comune dalle maggiori dimensioni. Un sindaco per Solofra, Michele Vignola, cerca il bis e naturalmente si sottopone al giudizio della cittadinanza dopo 5 anni di amministrazione. A sfidarlo ci sarà Antonio De Vita, il dottor Antonio De Vita, prima Solofra. Nicola Moretti, nessun accordo dell'ultima ora, aveva annunciato e andrà in solitaria con la sua lista, con il suo gruppo, Noi per Solofra. Anche qui il Movimento 5 Stelle è presente con Michele Pirolo. Le chiedo un giudizio, non di merito, ma sul risultato possibile del Movimento 5 Stelle nelle amministrative. Il Movimento 5 Stelle nelle amministrative che risultato potranno avere e che effetto potranno avere? Il Movimento 5 Stelle è un discorso grosso, un discorso che non né mi appassiona né mi voglio incamminare, perché raccoglie, ormai detto e È l'unico ridetto, partito però presente con un sì, simbolo, è ma per ben forza non definito. ha altre strade. Se fosse diverso non c'è più nessuno. Se loro facessero un'altra scelta, il cambiamento che loro pongono alla base di un dialogo e anche la protesta cavalcata. Se si fa un discorso diverso, non trovano nulla da poterli aggregare. Ormai si sono incartati da questo punto di vista, incartati intendo dire, può darsi positivamente, non do giudizi per l'amor di Dio, perché vedo giovani, gente in campo, anzi io sento tante persone che non conosco per televisione, che si alternano, ma li vedo capaci, bravi, bisogna essere corretti, pur non condividendo le stesse idee. Qualche perplessità ce l'ho, dico, di come poi se vincono o si rendono conto delle complessità delle cose. Lei si augura che vincano, così si renderanno conto della complessità. Sono più modesti e corretti a non attaccare chi è stato in difficoltà. Senta, ma questa difficoltà è dovuta a che cosa? Al fatto che davvero le risorse non ci sono, oppure un buon amministratore le trova le risorse? No, no, no.
Guardate, noi se ci piangiamo addosso non risolviamo il problema. Il trasferimento dello Stato, del pubblico agli enti locali non esiste più, si è ridotto all'omicino. I comuni si mantengono per i servizi, per il mantenimento dei dipendenti, per tutti i costi di manutentiva dello Stato, tutto quello che ci vuole sulle tasche della gente. E quando la gente è in difficoltà, non mangia a mezzogiorno, ha difficoltà in senso proprio di vita. Tu che pensi che ti pagano i tributi? Ma loro li mettono all'ultimo posto i tributi. Quindi tu diventi cabelliere e devi cercare come fare per risolvere i loro problemi. Questa è la drammaticità. E non diventi libero. Occorrerebbe un intervento del legislatore su questi punti? Sicuramente, Ma di che perché tipo? innanzitutto di assicurare il possibile, i tagli sono stati enormi per gli enti locali. Gli enti locali sono quelli che funzionano ancora, sono che fanno da baluardo, da trincea. Io mi occupo di tutti i problemi. Mi occupo se devi fare un intervento, se ti devi fare un'ecografia, se ti devi fare un 730 per la professione che faccio, mi occupo dall'A alla Z, che non ha nulla del posto di lavoro. È diventato un servizio e una schiavitù, ma per aiutare la comunità. Non esci. Abbiamo fatto le piazze. Io, se vedi, il mio comune ho speso 23 Certo. milioni di euro. Ho cambiato, basta farsi una passeggiata. Non è autocelebrazione di quello che c'è. Però alla fine mi rendo conto, dopo averlo fatto, scatole vuote. I giorni se ne vanno, la solita pappardella. Ma noi non ci dobbiamo più piangere addosso. Noi dobbiamo costituire, insieme agli altri comuni, una sinergia, ecco l'unione. Ci arriviamo al tema della sinergia tra comuni. Intanto andiamo a vedere a Baiano, nel mandamento, qual è stata la situazione finale. C'è stato un accordo che ha riguardato il dottor Carlo Mascheri, che in lista avrà anche l'ex sindaco Cavaccini e una parte dell'opposizione uscente. E sfiderà naturalmente Enrico Montanaro, che si ripropone per il secondo mandato. Terzo candidato alla carica di sindaco, l'avvocato Emanuele Litto. Anche qui si annuncia battaglia per la vittoria finale. Capriglia Erpina, andiamo rapidamente così vediamo alcuni comuni. Con Capriglia Bene Comune, il sindaco Tino Picariello cerca il secondo mandato, a sfidarlo sarà Carmine Spiniello, il paese per tutti. E ancora il più piccolo comune di questa tornata elettorale in provincia di Avellino, lo sapete bene per quanti seguono questa trasmissione, è il comune di Chianche, dove i candidati arrivano addirittura a 4, ma vanno spiegati. Il sindaco Carlo Grillo cerca il secondo mandato con una mission chiara: voglio costruire il biodigestore per dare impiantistica alla provincia di Avellino, creare posti di lavoro. Non di Chianche, ma responsabile del movimento di centrodestra Primavera Erpini, a Sabino Morano, cosa fa? Va a candidarsi a sindaco a Chianche per dire no al biodigestore. Di Chianche, oppositore al sindaco Grillo, è Maurilio Calandro. Anche qui il tema dell'impiantistica diventerà dirimente, si trasformerà in una sorta di referendum questo voto per le comunali. C'è poi una lista civetta a sostegno del sindaco Grillo, Michele Donnarumma. Qui si decide, sindaco Belmonte, non solo del comune di Chianche, ma dell'intera provincia di Avellino, con due visioni completamente diverse. Sicuramente sì, certo la scelta di Grillo ha avuto coraggio, no? Pigliandosi anche l'impopolarità perché lui crede in questa storia, sapendo che non ci sono opportunità lavorative, ritiene con il sacrificio dell'impopolarità dare una speranza alla comunità. È un gatto che morde la coda, ci sono i pro e i contro, ci vuole coraggio. Io ne ho apprezzo il coraggio. Non so se io avrei fatto la stessa cosa, ma ci vuole coraggio. Andiamo avanti, andiamo a Flumeri, realtà industriale importante della baronia. Il sindaco Angelo Lanza qui cerca la riconferma, a sfidarlo sarà Giuseppe Caggiano, Flumeri Bene Comune. Abbiamo già detto di Fontana Rosa, abbiamo avuto in collegamento il sindaco Pescatore, dunque andiamo avanti, andiamo direttamente a Montemarano, dove c'è anche qui il tentativo del secondo mandato per Beniamino Palmieri, Montemarano nel cuore.
sfidarlo sarà Mario Marino, già sindaco, anche esponente della comunità montana. Anche qui, insomma, si annuncia una battaglia fino all'ultimo voto, oppure no? Saranno gli elettori a stabilire. Insomma, è giusto comunque che un sindaco cerchi il giudizio dei cittadini dopo aver amministrato, sindaco? Ma è l'unica cosa che poi ti ricarica per il futuro. La cosa bella, io parlo sempre per le mie esperienze, non vorrei essere il patraterno in terra. Approfittiamo della sua esperienza. Che dà lezione. L'ho invitata proprio per questo. Io vivo la mia storia. È chiaro che se tu vinci e col corpo elettorale, come mi è capitato nella mia vita in maniera anche pesante, tu sei motivato ancora di più. Perché la cosa che ti gratifica dopo è che tu incontri una persona che ti dà la mano e ti vuole bene. Ma se no che ti rimane quando scendi dal comune? Che non ti parla nessuno, ti isolano, perché poi il potere ha sempre logorato a chi non ce l'ha. Potere tra virgolette, no? Il bravo Andreotti. Quindi a questo punto, quando tu sei stato impopolare e non ti sei confrontato, non sei stato vicino alla comunità, te ne esci male quando poi non sei... E capita, ne ho visti, che quando non sei sindaco, ma sì e no, qualcuno ti saluta. Questo è nel DNA delle persone. Però il confronto ti dà la forza e la speranza del successo che il paese ti ha dato. Senta, le motivazioni. E lei questo confronto adesso con chi lo andrà a cercare? Questo che manca a Pietra dei Fusi? Questo vi dico la verità, lo dico senza ipocrisia alcuna. Mi dispiace. Mi dispiace perché non ci sia, però mi fa anche piacere, perché se non c'è stato a un terzo mandato significa che la gente mi vuole bene. Faccio la parte dell'avvocato del diavolo. Non voglio fare il... Faccio l'avvocato del diavolo, invece sono disaffezionati. Potrebbe anche darsi che sia così, ma c'è un fondo di verità, perché quando io ho convocato tutti i giovani del paese, i professionisti, le associazioni, ne ho tre presidenti di associazione nella lista di giovani, anche donne, eccetera. Vedo anche che volevo farmi da parte, ma nessuno si buttava. Uno, perché non sono interessati, proprio non sono interessati. Due, e qua è un mio errore, avendo fatto un po' il padre putativo e interessandomi di tutte le problemi, delle problematiche, no? La festa patronale la faccio io, la sacra famosa di Pietra dei Fusi cucino io da 40 anni, il festival del cinema di Pietra dei Fusi l'ho fatto io, non c'è nulla che non ruota intorno a me, proprio per passione, proprio per malattia. Io direi, mia moglie dice, tu sei malato, sei un malato. Lei deve contagiare qualcun altro. E allora capita che ti dicono ci stiamo ma fallo tu, ed è un errore, questo è stato un mio sbaglio. Intanto io ringrazio ancora Giulio Belmonte per aver accettato il nostro invito, perché dalle sue parole vengono fuori, io immagino, dei consigli utili sia per gli amministratori sia per i cittadini che dovranno andare a scegliere comunque il futuro candidato sindaco, perché di questi temi bisogna discutere, altrimenti qui fra 20 anni io non so come andiamo a finire nei nostri comuni, nei comuni della provincia di Avellino, sindaco. Ha ancora senso fare una elezione in piccoli e piccolissimi comuni? La domanda è questa. Io penso che il sindaco, visto oggi, è importante nel contesto delle leggi, nel contesto dell'apparato dello Stato, ma una per tutti, unione dei comuni. Facciamolo, io ho fatto l'unione dei comuni più vecchia da 12 anni, esiste con una sede, sono l'unico che ha fatto 10 anni fa, va bene? Ok. Esce una legge e che ci dobbiamo associare in Unione della Terrio, e ogni giorno nasce una proroga, cioè come la provincia, fanno una legge e non ti obbligano a stare insieme, non perché qualche scienziato dice l'unione poi a che serve, no, allora l'unione non serve a ridurre i costi, ma a unire le comunità, a fare business, a fare mercato, a ottimizzare meglio i servizi. Sindaco, c'è un tema però che viene fuori poi ogni volta, perciò, su queste storie, è l'egoismo, cioè non si riesce... Questo è un limite dei sindaci, questo è un limite, l'accentramento, l'attaccamento alla propria comunità. Io lo dico a tutte e cinque, io ho fatto una battaglia per convincere
Vendicano, non deve essere più semplice, Torre, Montefusco, Montemiletto, è una battaglia. Questo è il limite dei sindaci. Questo è un limite Ma è un grosso. limite che sta nelle persone, lei dice, la legge dovrebbe imporre Bravo. la Unione. Perché non siamo abituati alla democrazia. Molte volte bisogna essere dittatori. Andiamo avanti con le schermate. Prata, Principato Ultra, anche qui usciamo da un commissariamento e da una situazione finanziaria difficile per l'ente. Bruno Petruzziello, Uniti per Prata Futura, ci riprova 5 anni dopo a sfidarlo, o meglio a contendergli la carica di primo cittadino, il dottor Lino Barbati. Scegliamo Prata. A Prato la Serra, qui c'era il limite del terzo mandato e il sindaco uscente Antonio Alfiero per la continuità amministrativa, insieme al gruppo Terra Nuova, indicano Emanuele Alfiero, candidato alla carica di sindaco, a sfidarlo. Siamo Prato la Serra, Gerardo Galdo. Santo Stefano del Sole, qui il sindaco Ragano, dopo 2 mandati, ha detto basta, non voglio farmi da parte, e la partita sarà a due con Franco Urcioli, la lista del Sole, a rappresentare la continuità amministrativa, noi con il cuore, Gianni Torillo. E infine l'ultimo comune, solo in ordine alfabetico, Sirignano, dove c'è un'altra donna, Paola Bellofatto, candidata alla carica di sindaco, così come Raffaele Colucci, che cerca il terzo mandato, Sirignano nel cuore, e poi progetto per il baianese Paolo Tommaso Canonico. Sindaco Belmonte, intanto ha visto in questi giorni le intimidazioni che sono arrivate anche ad alcuni suoi colleghi primi cittadini. Lei che idea si è fatto? È frutto di quella situazione di cui parlavamo prima, c'è qualcosa di più, c'è qualcuno che mette le mani sull'Irpinia o vuole mettere le mani sull'Irpinia? Io la mia solidarietà, mo è inutile dire, fare retorica, conosco tutti e due i sindaci, due grandi amici, e quindi la mia solidarietà più sincera, perché oltre il danno anche la beffa, dopo quello che abbiamo detto, ti devi stare attento anche come campare, non avendo la scorta, e quindi diventa una difficoltà e un disagio per te e la famiglia. Io penso che la committenza sia un segno di grande trasparenza. Allora, io le gare che andrò a fare adesso si devono dare fuori. Devi levarti c'è questa regola della committenza fuori, ANCI, dell'ASME, prefettura. Non li dobbiamo più gestire noi. Gestire in sé in che senso? Certo, Farle nel proprio comune. però Perché affidare là c'è all'esterno. l'interesse. Via, fuori dal campo e io già l'ho fatto e così andrò avanti. Questo mi sembra un altro consiglio utile, se vogliamo, per i Non futuri sei tu il amministratori. protagonista di... Invece la capacità di intercettare i fondi europei è legata anche quella alla difficoltà di mettersi insieme Sì. o all'incapacità della No, pubblica amministrazione? qua la legge del Rio è tosta. No, qua ti dice, se sei in unione, scatta un punteggio, sono i soldi, non li prendi. Cioè nel chiedere i soldi ti ha messo insieme. Nella gestione del quotidiano c'è la proroga. Questa è un'altra grande cosa, no? Che Delle andrebbe fonti. risolta, poi si innescano in questi meccanismi, come dire, le sofferenze delle province. Abbiamo visto come la regione ha stanziato da poco 1 milione di euro per la provincia di Caserta, manutenzione scuole ed edifici scolastici di proprietà della provincia, dove non si riuscivano a pagare gli stipendi. Ben venga. In Irpinia sono 60 i comuni che ricadono nell'area sismica numero 1, elevata pericolosità. A Caserta sono 5. C'è un vuoto probabilmente istituzionale anche da colmare. Sì, perché dipende sempre dal discorso. Quando sono scuole che riguardano la provincia ti fa il sermone, ha ragione, perché noi siamo in campo. Esce la legge, poi la tolgono, la storia la conosciamo, non hanno i fondi. Io penso all'amico presidente Campacorte che mi lega rispetto e affetto come un bravissimo amministratore, mi lega anche amicizia. Io le scelte di quei pochi fondi che c'erano li avrei fatti, questo vale di 2 anni fa, sulle scuole e sulle strade, che è la vergogna della comunità. Non si fanno altre cose. Bisogna scegliere quel poco che si aveva in quella direzione e i consiglieri provinciali non l'hanno fatto. Poi, chiaro che stai in disagio. Si è parlato invece Come di. vogliamo modernizzare le scuole? No, se non c'è una lira. Poi
Poi succede un guai, chi arresta un sindaco? Il problema è che qui bisogna metterci mano. Noi da questa emittente abbiamo fatto una battaglia, insomma, non si può lasciare insoluto il caso. Verifiche vanno fatte, anche per le verifiche occorrono tuttavia i soldi. Immagino che il sindaco lo sappia bene. C'è poi il governo che dà maggiori poteri ai sindaci. Ha visto questa storia dei DASPO, ora voi potete intervenire con D'Imperio. Ad Avellino il caso ultimo è quello dei parcheggiatori abusivi. Servono queste norme? Oppure no? Servono e ti danno più attenzione. Questo vi fa capire che importante è il sindaco quando lo si vuole far funzionare. Perché sapendo la realtà del proprio paese, in sinergia con le forze dell'ordine, si dà da fare per queste cose. Ma ripeto, è sempre poi un po' solo, perché se non è accompagnato dalla forza dell'ordine non si fa. In un piccolo paese, un sindaco che passa, se sei bravo ti saluto, se no, quando passa un carabiniere, insomma, qualcuno si guarda un poco a dire qualcosa, no? È chiaro il discorso. Sindaco, siamo in chiusura, io la ringrazio per essere stato nostro ospite. Ancora una domanda però, gliela devo fare, da ex presidente dell'ASI. L'ASI ha ancora senso, ha ancora un senso? Ma perché, se io la domanda a bruciapelo, lei mi fa così, dico, quando c'ero io avevo senso, mo che non ci sono io non ha senso. L'ASI non ha più senso di esistere se non riempie di contenuto i problemi. Quali sono i contenuti di problemi? L'ASI eredita una situazione difficile che io non voglio sindacare, l'ho detto in tutte le sale, nessuno mi ha ascoltato, sindacati che mi occupavano. Quando si pone il problema della sinergia tra il pubblico e il privato, dalle due l'uno non si scappa. Allora, se si investiva in project con il privato, si qualificava il tutto e lo Stato, l'ASI, il pubblico deve esercitare il controllo, perché il privato non ti regala niente. Se questo non c'è, te lo deve dare il pubblico. Dalle due non si scappa. Se prima c'erano gli altri, mo c'è stato il cambiamento che io ero quello, il tappo sulla bottiglia, che i soldi non arrivavano, con progetti fatti tutti dal sottoscritto, sia per le infrastrutture sia per i depuratori. Sono 2 anni ancora visto dalla Regione Campania. Un euro. Grazie al sindaco di Pietra De Fusi, Giulio Belmonte. Allora, verremo poi ad assaggiare in estate la sua cucina con la sale. Mi fa più piacere per questo. Ancora grazie al sindaco Belmonte, naturalmente grazie a voi per l'attenzione. Ci rivediamo la prossima settimana. Un sindaco per, diamo il via ai confronti.